è stato uno dei marchi italiani più apprezzati per più di un secolo. Maserati è un marchio da sogno, sinonimo di automobili sportive, GT, da corsa. Un'azienda nata nella Motor Valley più fertile del mondo. Le origini di una macchina sono importantissime. La Maserati rappresenta la bellezza e la cultura italiane. Una cultura che crea passione per le automobili, su strada e all'interno della fabbrica. Mi riempie d'orgoglio portare questo marchio sulla maglietta, sia all'interno che al di fuori della nostra azienda, della Maserati. Ora la Maserati sta per affrontare la sua avventura più coraggiosa, la realizzazione del suo primo SUV. Devono vendere per restare sul mercato. Un piano ambizioso per riimmaginare radicalmente il marchio, che si incentra su un'automobile, la Levante. Torino, la quarta città più grande del paese e il cuore della produzione di massa di automobili italiane. Torino, città del nord, in pratica è la Detroit italiana. Qui hanno sede le case automobilistiche, qui vengono assemblate le macchine da più di un secolo. È la città dell'automobile, i motori sono il cuore di questa città. E i torinesi sono orgogliosi delle loro case automobilistiche. Storicamente questa città di colletti blu ha prodotto macchine per il popolo. Ma nel 2016 cambia tutto quando la Maserati decide di costruire proprio qui il suo ultimo modello. Gli operai erano molto orgogliosi quando hanno saputo che un modello Maserati sarebbe stato prodotto a Mirafiori. Immaginate la nostra sorpresa. Accidenti, la Maserati qui a Mirafiori. È un orgoglio enorme far parte di questo gruppo e costruire queste auto di lusso. Tanto più che questo è un marchio conosciuto in tutto il mondo. E questo è il bello. La Maserati non è famosa solamente in Italia, ma anche nel resto del mondo. Non c'è un solo paese che non la conosca, questo ci riempie d'orgoglio. Un orgoglio che è messo in mostra all'interno dello stabilimento Mirafiori, dove le scocche verniciate vengono inviate alla linea d'assemblaggio finale ogni 6 minuti. Ci troviamo alla prima stazione della linea d'assemblaggio. Dal reparto verniciatura qui arrivano le scocche verniciate. Dopodiché iniziamo il lavoro di assemblaggio. È la prima di 137 stazioni high-tech nelle quali prende forma la Levante. Eppure, qui le pareti sono intrise di storia. Tutti gli operai qui hanno una grande competenza nella costruzione di automobili. Hanno una storia, perché Mirafiori è lo stabilimento industriale più antico d'Italia. Abbiamo una lunga tradizione. Qui produciamo più di 26 milioni di macchine in 35 diversi modelli. Lo stabilimento di Mirafiori apre nel 1937 e diventa subito un punto di partenza verso la produzione di massa. La struttura si estende su una superficie grande il doppio di Monaco e un tempo vantava 40 km di nastro trasportatore, 37 cancelli d'ingresso e 10.000 linee telefoniche. La storia dell'industrializzazione italiana, cominciata agli inizi del XIX secolo, è giunta fino a questa fabbrica. Nel suo picco produttivo, lo stabilimento impiega 50.000 operai ed è il più grande complesso industriale italiano. Tuttavia, agli inizi del XXI secolo la fabbrica arranca, spesso apre solo 3 giorni a settimana. Nel 2012 lo stabilimento non produceva più nuove macchine. Veniamo da un periodo piuttosto difficile, abbiamo avuto ben 3 anni di cassa integrazione. Nel 2015 le sorti dell'azienda e dell'indotto cambiano radicalmente in meglio, quando la Maserati investe 1 miliardo di euro nella produzione della Levante.
abbiamo cambiato non soltanto le linee, ma anche la mentalità dei dipendenti per poter costruire una nuova macchina con un nuovo standard di qualità, un'auto di prim'ordine. Mirafiori è stata anche rinnovata. Come vedete, è un open space molto ampio e luminoso, e il lavoro è più efficiente rispetto a un tempo. Gli operai sono a proprio agio e c'è molta attenzione a tutti questi dettagli. Il rinnovamento contribuisce a ritrovare il successo, eppure è la tradizione storica il vero vantaggio. Abbiamo molto spazio a disposizione, immaginate che misura più o meno 1 milione di metri quadri l'intero stabilimento. È un ottimo periodo per Mirafiori. Nello stabilimento vengono prodotte 150 levante al giorno. Qui lavorano circa 350 operai per ogni turno. Perciò hanno bisogno di un'atmosfera positiva, di un buon gruppo e di fare lavoro di squadra. Rinnovare l'azienda non significa solo nuove assunzioni, ma offre anche la possibilità di integrare la moderna tecnologia. Abbiamo studiato un modo per utilizzare la nuova tecnologia nella linea, per esempio gli smartphone. Smartphone e smartwatch sono un sistema per comunicare. All'interno della fabbrica li usano come mezzi per costruire sub perfetti. Lui è pronto a certificare l'operazione direttamente con lo smartwatch. Premi il pulsante verde. Sì, è ok. Dopodiché certifica l'operazione successiva. È ok. In questo modo non è necessario uscire dal veicolo, andare a certificare e tornare in macchina per continuare. Gli operai che lavorano all'interno della vettura usano gli smartwatch. Gli addetti alla linea usano touchscreen avanzati. Questo è il mio dominio. Ci troviamo al Team 2 Dominio 1. Vi presento il terminale dell'operatore. È un'innovazione che è stata introdotta di recente nelle linee di assemblaggio. Questa che vediamo è la prima schermata del terminale dell'operatore. Ed è esattamente qui che troviamo tutti gli importanti comandi che vengono poi eseguiti qui in questa stazione. I terminali sono libri di cucina digitali che illustrano l'esclusiva ricetta della Maserati. Abbiamo la possibilità di effettuare una chiamata materiale nel caso di un pezzo mancante. Perciò se un operaio si accorge che manca un componente, ha la possibilità di ordinarlo. Assicurarsi che i pezzi scorrano ininterrottamente lungo la linea è impegnativo. Una macchina necessita di circa 5.500 pezzi per essere costruita. Tenere insieme i vari componenti è un lavoro arduo, visto l'eccezionale numero di varianti. Possiamo effettuare anche 1 miliardo di combinazioni per costruire auto diverse a seconda dei clienti. Ogni levante è una storia a sé, eppure la passione per la macchina e il marchio è sempre la stessa. Noi italiani siamo passionali ed è quindi naturale per noi avere una passione per questa macchina, amarla. È un immenso onore lavorare per la Maserati, una casa automobilistica conosciuta a livello globale. Siamo un popolo di romantici. Sappiamo trasmettere la nostra passione e i nostri sentimenti anche nel lavoro. La passione e l'orgoglio che caratterizzano il nostro paese, anche nel campo dei motori, non vengono mai meno. Noi italiani crediamo nella nostra capacità di costruire automobili speciali e siamo fieri di realizzare il nostro prodotto in Italia. È un pezzo d'Italia, è un pezzo della nostra vita. Un pezzo d'Italia che significa tutto per Torino e che deve la propria esistenza a una storia nata un secolo fa, a 300 chilometri di distanza. La Maserati Levante è un'automobile di lusso dalle prestazioni elevate, in grado di arrivare da 0 a 100 km orari in 4 secondi e 9. Può raggiungere la velocità di 263 km orari e ospitare 5 persone. Oggi la macchina è fabbricata a Torino, ma le sue origini risiedono a 3 ore e mezza di guida nel cuore del paese. Benvenuti in Emilia-Romagna, ed esattamente nella città di Modena.
La sua provincia è la culla dell'industria automobilistica italiana. In un raggio di 100 chilometri, forse anche di più, ci sono la Lamborghini, la Ferrari, la Maserati, la Ducati e la Dallara. Questa è una zona ricca di artigiani che lavorano nel settore automobilistico e grazie a loro è diventata una regione altamente specializzata. Comunemente nota come la terra dei motori o Motor Valley, questa zona è il crocevia della velocità. Io penso che questa sia una cosa innata. Ce l'abbiamo nel sangue. Le abbiamo sempre fatte. Non è un caso se tutti i grandi marchi di auto sportive sono nati in Italia. Torino, Modena, Maranello, solo per citarne alcuni. Sant'Agata Bolognese, le case produttrici di motociclette. La regione è famosa per la produzione di supercar da sogno, molto costose e dalle prestazioni formidabili. Tuttavia, in passato, questa terra era a vocazione agricola. Questo territorio era molto importante per l'agricoltura. Gli abitanti del posto hanno iniziato a usare macchine agricole 150 anni fa e grazie a questo si è sviluppata una conoscenza meccanica sempre più approfondita. È una trasformazione notevole, da terra di contadini a terra di supercar. Qui non c'è niente di particolare, diciamo, nel paesaggio. Niente mare, niente cime elevate. Ci troviamo in un'area storica, ma non importante quanto Roma o Firenze. La gente da queste parti ha una profonda passione per le macchine. Ed è proprio questo, credo, il primo ingrediente di questa terra. Oltretutto, la gente di qui è innamorata della vita. Perciò, mettendo insieme questi due ingredienti, con il profondo desiderio di creare prodotti d'eccellenza, abbiamo la risposta al perché questa zona è diventata la terra dei motori. La passione per la velocità è radicata. Modena è la sede originaria della Maserati, casa fondata da tre fratelli nel 1914. Da quando i fratelli Maserati hanno venduto, l'azienda è stata mal gestita. Nessuno sapeva cosa fare. Questa è un'azienda che ha percorso così tante strade e affrontato così tanti disastri finanziari che dovremmo essere contenti se esiste ancora. Nel 1993 il gruppo Fiat diventa l'ultima ancora di salvezza e tenta di riportarla alla gloria di un tempo. La Maserati ha sempre vissuto una contraddizione tra la fama di cui godeva e la sua situazione finanziaria. Sotto l'egida della Fiat, il marchio diventa sinonimo di ambitissime berline di lusso a quattro posti. Tuttavia, sfortunatamente, non ha mai venduto molto. 5 anni fa la Maserati aveva in mente un piano grandioso. Voleva portare le vendite annue da 5.000 a 50.000 unità. Per raggiungere l'ambizioso obiettivo, il marchio decide di espandere la sua gamma di modelli e proporre una macchina più accessibile, la Ghibli. Comporta sempre un pericolo scendere di livello per un marchio di prestigio, come ha fatto la Maserati lanciando la Ghibli alcuni anni fa, sfidando la classe E e la BMW Serie 5 come fascia di prezzo, prezzi troppo bassi per una Maserati. La Ghibli aiuta il marchio a essere più incisivo sul mercato, ma non gli apre affatto le porte del successo. Vogliono inseguire la BMW, la Porsche, la Land Rover. La Maserati è un grande marchio, la gente riconosce il simbolo del tridente, ma molti non ne hanno mai vista una. Il problema è un mercato in continuo cambiamento. E la punta di diamante dell'azienda non è più sufficiente. La gente non compra più berline, preferisce i SUV. Per sopravvivere, la Maserati deve sacrificare la tradizione ed entrare per la prima volta nel mercato dei SUV. Era sotto gli occhi di tutti il fatto che il mercato stesse andando nella direzione dei SUV, gli Sport Utility Vehicles, perciò abbiamo iniziato a idearne uno per la Maserati. Per colmare la distanza con la concorrenza, agli inizi del 2014 il team discute il passo successivo da compiere. L'idea era quella di realizzare il primo SUV Maserati a partire dalla piattaforma della berlina, la stessa sulla quale sono state sviluppate e disegnate la Ghibli e la Quattro Porte. Non è così bizzarro che la Levante si basi sulla Ghibli. Questo è il trend del momento. Le cosiddette crossover sono SUV basati sulle berline. In pratica sono solamente più grandi.
La decisione di costruire il primo SUV della casa è una mossa coraggiosa verso la nuova direzione. A questo punto il team si affida a uno dei maestri della scena automobilistica italiana, Roberto Corradi. Il suo nome non sarà famosissimo, ma il suo lavoro lo è di certo. Ho iniziato la mia carriera professionale alla Ferrari nel 1988. Ho avuto la soddisfazione di lavorare a modelli straordinari come la 430 Scuderia o la 599, la 612 Scaglietti. E alla fine mi è stato affidato lo sviluppo completo del primo modello della California. Poi mi hanno proposto di passare in Maserati. Il progetto era di aumentare le vendite dalle 7.000 alle 50.000 unità. È così che si fa. Se hai un elemento in grado di progettare una Ferrari di quel livello, perché non affidargli l'incarico di sviluppare lo chassis di una Maserati e dirgli: opera un po' della tua magia e realizza il progetto? Corradi incarica Paolo Della Cià di dirigere le operazioni quotidiane come ingegnere capo. Ho iniziato nel 2000 in Ferrari, come ingegnere meccanico di simulazione. Poi sono passato al reparto collaudo. Tutto ciò mi è stato molto utile, perché mi ha permesso di accrescere le mie capacità, non soltanto dal punto di vista teorico, ma anche da quello sperimentale. Per la nuova macchina, il team si concentra su un sistema a trazione integrale. Normalmente la vettura è sempre a trazione posteriore. Il 100% della coppia in condizioni normali è fornito dalle ruote posteriori. La coppia viene ripartita tra le sospensioni anteriori e posteriori solamente quando le condizioni lo richiedono. La struttura del gruppo motopropulsore è ovvia, quella delle sospensioni è un'altra storia. La novità per noi riguardava le sospensioni dei SUV, perché eravamo abituati a disegnarle sulla base della nostra tradizione nel campo delle auto da corsa. Quando siamo passati ai SUV, sono sorti dei dubbi riguardo alla capacità di applicare tali conoscenze a una guida off-road, ma ci siamo riusciti. Per conquistare terreni impervi, gli ingegneri sviluppano il sistema di sospensioni Skyhook. Il nome nasce per una ragione specifica. Il concetto consiste nell'affinare il sistema in modo tale che il corpo del veicolo resti fermo, ancorato in aria, e siano le sospensioni ad assorbire i colpi. La colonna portante del sistema Skyhook è un set di sofisticate sospensioni pneumatiche. Per guidare fuori strada, cosa che i clienti non sono propensi a fare, ma che la Maserati vorrebbe che i propri veicoli fossero in grado di fare, ci si affida a sospensioni pneumatiche. Per verificare il sistema, il team testa la nuova autovettura in tutto il mondo. È stato un grande progetto di sviluppo. Abbiamo percorso milioni di chilometri in ogni angolo del pianeta. Siamo andati a Dubai, in Sud America, in Cina. E ogni volta abbiamo imparato qualcosa. Il reparto collaudo ha scoperto un mondo totalmente nuovo. Hanno testato l'automobile e non solo, anche la loro esperienza, e hanno messo alla prova tutta la loro conoscenza dei motori. La passione aiuta molto nel nostro mestiere, specialmente durante i periodi bui, perché è la molla che ti spinge a superare le difficoltà. Perché se hai un sogno, hai la visione di come il prodotto finale dovrebbe essere alla conclusione del percorso. Mentre gli ingegneri hanno una chiara visione della meccanica, all'interno dello studio di design centro stile della Chrysler, un team di disegnatori deve coraggiosamente definire il nuovo aspetto. Qui al centro stile lavoriamo sul futuro. Abbiamo la sfera di cristallo in mano. Sappiamo già come sarà l'estetica delle automobili per i prossimi 2, 3, 4, 5 anni e oltre. Il che è un'esperienza veramente straordinaria. Klaus Busse ha il compito di guidare il team di designer della Maserati. Il mio percorso come designer è iniziato in sordina. Sono partito con il disegno grafico, ma l'idea di tagliare e incollare insieme testi non faceva per me. Poi ho provato con le arti figurative, ma niente. Poi il disegno industriale. Insomma, ho dedicato gran parte del mio tempo a studiare la materia sbagliata prima di trovare la mia strada, il design automobilistico. Progettare la linea della Levante risponde a un'unica domanda.
Che cos'è esattamente il design italiano? Questa è una cosa che mi tiene sveglio la notte. Io non sono italiano, ma quando guardo un espresso italiano, un simbolo della cultura di questo paese, penso che in realtà non contiene un singolo chicco di caffè italiano. Gli ingredienti possono essere culturalmente diversi, ma il processo di come creiamo il prodotto e il risultato sono italiani. Il processo è unico, come la storia di questa terra. È il paese di Michelangelo e Leonardo da Vinci, è la culla del Rinascimento, perciò qui sei costantemente circondato da cultura e passione. Quei fasti sono cessati tanti anni fa, ma l'arte resta e influenza ancora il lavoro. Negli Stati Uniti c'è la Silicon Valley, qui nel nord Italia c'è la Design Valley e questo è molto importante non soltanto per l'Italia, ma per il design automobilistico mondiale. I timori riguardo ai SUV sono sempre gli stessi. Se la Maserati prende la decisione di lanciare sul mercato il proprio SUV, questo innanzitutto dovrà essere una Maserati. Poi potrà essere un SUV, una coupé oppure una berlina. Il nostro primo approccio al progetto di un SUV è stato una sfida, perché era una novità totale dal punto di vista dello stile per il marchio Maserati. Il lavoro inizia con carta e matita. Gli elementi fondanti del design italiano sono le proporzioni. Poi si passa al disegno assistito al computer. Il marchio non è statico, è in evoluzione, macchina dopo macchina. I bozzetti digitali si trasformano in modelli a grandezza naturale grazie a un'avanzata fresatrice. Poi si torna all'antico, si lavora all'argilla. Per ore e ore, di giorno e di notte, io e altri due designer ci dedichiamo alla realizzazione dell'esterno e molto spesso lavoriamo a mano sul modello perché è molto importante il tocco umano per mantenere l'anima della macchina. La forma esteriore è fondamentale, ma in un SUV di lusso gli interni sono ugualmente importanti. L'idea è di coniugare l'identità del marchio Maserati con l'aspetto di un SUV. Perciò da un lato abbiamo lo stile sportivo della Maserati e dall'altro l'esclusività della Maserati. Perciò è necessario bilanciare e mantenere entrambi gli aspetti. Comunque l'obiettivo principale per la Maserati è lasciare che il materiale e la superficie parlino da sé. Non volevamo una plastica che avesse quell'aspetto finto, perciò abbiamo trattato ogni singolo materiale come meritava di essere trattato. Come potete vedere dagli interni di questa vettura, siamo a metà del processo di realizzazione. Il tema a questo punto è quasi del tutto stabilito e possiamo occuparci dei dettagli. Il tema principale, nella fattispecie, è il tipo di sedile originariamente progettato per la Ghibli. Occorrono mesi per ottenere il perfetto equilibrio tra sex appeal italiano e lusso quotidiano. Quando lanci un modello Maserati, questo deve essere speciale, non eccessivo, non ostentato, ma riconoscibile, con tutti i suoi elementi chiave, la passione, le forme, la bellezza. Non dimentichiamoci che siamo nel sacro graal del design automobilistico e che l'Italia ha una passione smisurata per le proprie auto. La passione germoglia dalla terra, ma è il lavoro svolto dai dipendenti della Maserati nello stabilimento Mirafiori a infondere in ogni Levante un cuore e un'anima. I team di designer e ingegneri della Maserati hanno lavorato incessantemente per quasi 2 anni. Ora è il momento di trasformare il progetto in realtà nello stabilimento di Mirafiori a Torino. Ci troviamo nel reparto carrozzeria. Qui vengono messe insieme le lamine dei vari metalli e dell'alluminio della scocca. Ogni 8 minuti le macchine passano alla stazione successiva. Abbiamo 70 robot. Non una grande quantità in confronto agli altri stabilimenti. Un robot può svolgere molte attività, saldare, incollare, trasportare pezzi, avvitare. Svolgono un'enorme mole di lavoro. Questa carrozzeria è composta da 3.570 parti saldate, il 70% delle quali è gestita automaticamente dai robot.
Le saldature sono rinforzate con 120 metri lineari di adesivo e 220 viti autoperforanti. Le usiamo per unire le lamine di alluminio. Nella prima stazione costruiscono il pianale del veicolo. Il primo processo consiste nell'unire questi tre componenti che formano il pianale, al quale allo stesso tempo vengono saldati dei perni metallici che saranno poi usati nel reparto assemblaggio per completare la vettura con lo chassis. Il pianale, una volta completato, è spostato in un'altra stazione, dove i laterali della struttura interna vengono montati tramite una macchina che sembra uscita da un film di fantascienza. Mentre i robot mettono i pezzi in posizione e li saldano, il macchinario ricarica i laterali della carrozzeria esterna e il processo ricomincia. Non ho una stazione preferita, adoro tutto il reparto. È stato il mio primo lavoro nel 2006, perciò conosco bene questo processo e penso che l'unione tra il pianale e i laterali ne sia il cuore. Mentre i laterali vengono messi in posizione e saldati, in un'altra area del reparto viene usato un imponente macchinario girevole per lavorare le portiere. Ogni giorno una carrozzeria semifinita viene tolta a caso dalla linea e scansionata al computer per verificare che soddisfi gli standard interni di qualità. La tolleranza è inferiore a un millimetro. Ora è il momento di apportare un tocco manuale. Gli artigiani installano le portiere anteriori e posteriori. Prendono i parafanghi e li avvitano. Installano il cofano e il portellone posteriore. Alla fine, ogni macchina viene sottoposta a un'attenta revisione da parte di un esperto. Sono orgoglioso di guidare questo team e di gestire questo reparto, perché qui fabbrichiamo sogni. L'automobile può essere un sogno, ma l'attaccamento al marchio è sconfinato. Sono molto fiero del mio lavoro. Per esempio, quando vado al ristorante, di solito indosso questa Polo. E a volte la gente mi chiede della Maserati. È evidente che la soddisfazione risuona dal profondo dell'anima. Mi sento come un padre. I lavoratori del reparto sono la mia famiglia. La carrozzeria completata viene inviata direttamente al reparto verniciatura, dove occorreranno 8 ore di lavoro e 3 km di nastro trasportatore per colorare la struttura. La verniciatura per Cataforesi è il primo dei sistemi altamente tecnologici usati nel reparto. La carrozzeria caricata negativamente attrae gli atomi anticorrosione caricati positivamente, e questo crea un legame indissolubile e un rivestimento a prova di ruggine. Quando la carrozzeria è verniciata, viene introdotta in un forno a 160 gradi centigradi. Le macchine, cotte e rivestite, entrano nella linea successiva, dove gli addetti correggono a mano ogni imperfezione. È un compito impegnativo, ma la soddisfazione spesso è enorme. La carrozzeria sigillata arriva al piano di sopra, in cabina di verniciatura, dove 41 robot nebulizzano il colore, 25 applicano la verniciatura di base e altri 16 passano lo strato trasparente. Le stazioni non sono solo veloci, ma anche estremamente precise. La carrozzeria rivestita di strato trasparente viene passata nuovamente nel forno, prima di essere sottoposta a un controllo di qualità e pulita a mano millimetro dopo millimetro dagli artigiani. La carrozzeria è ora pronta a diventare una levante all'interno del reparto di assemblaggio finale della fabbrica di Mirafiori. Viene ora ancorata a un macchinario in grado di ruotarla di 90 gradi per consentire l'accesso alla parte sottostante. Questa è una linea speciale perché siamo dotati di un macchinario per ruotare la carrozzeria in modo tale da fornire agli operai un accesso ergonomico alla vettura. È una macchina grande e pone delle difficoltà nelle operazioni. Anche nella semplice installazione dei freni è palpabile l'attaccamento al marchio. Poi un operaio collega il gigantesco subwoofer Harman Kardon. Nella stazione successiva viene alloggiata la batteria. Il processo va avanti speditamente fino alla linea di rifinitura, dove iniziano a sistemare gli interni italiani fatti a mano.
Anni fa si usava montare il cruscotto manualmente. Oggi, grazie a tutta la tecnologia a disposizione, utilizziamo questo macchinario che, come potete vedere, ci consente di prendere il cruscotto, inserirlo nel macchinario e installarlo direttamente nell'automobile, senza il minimo sforzo da parte dell'operaio. Poi viene installata la console centrale prima che un esperto verifichi lo stato dell'automobile non ancora completata. La linea d'assemblaggio finale è totalmente robotizzata. Ci troviamo di fronte al macchinario per l'assemblaggio dei cristalli. Questo è specifico per l'installazione del lunotto posteriore e del parabrezza. È lo stesso robot che vedete all'opera in questo preciso momento. Il robot è programmato per essere perfetto, ma è necessario addestrare anche gli operai per assicurarsi che siano altrettanto impeccabili. Ci troviamo nel reparto MTS, Manufacturing Training System, un sistema che utilizziamo per preparare il nostro operatore e tenerlo continuamente aggiornato sul lavoro. La nostra priorità è la qualità, è un'ossessione, perché la Maserati è sempre la Maserati. I capi squadra istruiscono gli operai in sessioni individuali. È un insegnamento sul campo e un metodo moderno di tramandare le conoscenze artigianali. Quando costruisci una Maserati, devi concentrarti per svolgere il lavoro perfettamente ogni volta come la prima. Mentre il processo di assemblaggio continua, in un'altra area della fabbrica nasce il famoso gruppo motopropulsore. Ci troviamo in una delle aree più importanti della fabbrica. Qui gli operai lavorano alle componenti meccaniche, alla scatola del cambio, alle sospensioni e al nostro grande, grandissimo motore. Il motore V6 2 litri viene unito alla trasmissione ZF a 8 marce. In questo preciso momento stiamo collegando il nostro rinomato motore alla trasmissione. In questo caso in particolare, l'operaio si sta occupando di un motore a benzina, il quale viene dallo stabilimento della Ferrari. Apporre il nome Ferrari su una cosa la rende speciale. Se vedo una matita che sfoggia quel nome, la compro. Il fatto che la Ferrari abbia costruito questo motore per la Maserati era l'operazione di marketing di cui c'era bisogno. Un motore Ferrari lo vuoi? L'orgoglio romantico emerge chiaramente nella linea di montaggio, dove il motore e la trasmissione vengono messi in posizione. Poi vengono inseriti le sospensioni anteriori ad aria, i freni a disco e il radiatore, prima di spostare l'intera unità su un'imponente struttura mobile. Il gruppo motopropulsore viene portato sulla linea principale. Ci troviamo nella più importante stazione della nostra linea d'assemblaggio. Qui ha luogo il matrimonio tra la carrozzeria e le parti meccaniche. Fino a quando la Ferrari non deciderà di costruire un SUV, la Levante sarà l'unica autovettura di questo tipo a montare un motore realizzato a Maranello. È un lavoro da sogno, non soltanto per le automobili in sé, ma anche perché sono automobili italiane. La Levante è molto più di un sogno italiano. È anche un simbolo di rinascita in grado di fare quasi tutto. L'unico dubbio è se ciò sarà sufficiente a riportare la Maserati ai fasti di un tempo. Per più di un secolo la Maserati ha fabbricato automobili di lusso per intenditori. Ora sta seguendo la tendenza del momento per incrementare le sue vendite di 10 volte. A rendere la Maserati interessante agli occhi della gente è il fatto che sia poco nota. Per tantissime persone è un marchio semi sconosciuto, non ne sanno nulla.
Il simbolo principe di tale particolarità viene installato nella linea di assemblaggio dei paraurti, dove la Maserati più moderna viene dotata del suo legame con la tradizione. In questa stazione, Antonio, è pronto a installare la nostra griglia sulla fascia anteriore con il famoso tridente. Oggi il tridente attira l'attenzione, eppure risale a un'epoca antica. Leggenda narra che nel 1920 uno dei fratelli Maserati abbia ammirato la fontana del Nettuno in Piazza Maggiore a Bologna. Da quel momento ha tratto l'ispirazione per disegnare il nuovo logo dell'azienda. Il risultato è storia. Il logo Maserati nasce da un'opera d'arte. La gente lo nota proprio perché è arte. Ha portato un simbolo della storia dell'arte italiana in un marchio moderno. E è bellissimo, evocativo, interessante e piace alla gente. Ci troviamo ora nella linea finale e questa è una delle ultime stazioni del reparto assemblaggio. E questa in particolare è quella in cui eseguiamo l'installazione delle portiere sulla levante. Dopo 5 giorni di lavorazione, una nuova levante è quasi pronta. Questo è un prodotto italiano. È un made in Italy. È un'auto dalle alte prestazioni. È una splendida automobile. Secondo me è una macchina perfetta. Niente al mondo è paragonabile a quest'auto. Le automobili sono importanti per le persone, ma forse lo sono ancora di più per il paese. Il successo di questa macchina indica che la nostra manodopera e le nostre competenze sono riconosciute in tutto il mondo. I cuori palpitano per l'emozione quando un veicolo viene messo in moto per la prima volta. Come quando nasce un bambino. È la stessa sensazione. Quando una levanta esce dalla linea, sembra completa. Tuttavia deve ancora affrontare 2 fondamentali test di controllo qualità. Ogni vettura è sottoposta a uno shake test. Poi ha una rapida doccia in una cabina apposita. Infine, l'ultimo modello della Maserati è pronto alla prova su strada. Il 95% di un'esperienza di guida non è dato dall'hardware né da una sospensione a bracci multipli o oscillanti, ma dalla messa a punto. La messa a punto ha luogo principalmente in un circuito automobilistico di prova in un luogo esclusivo. Questo è il Balocco e si distingue da ogni altra pista del pianeta. La pista di collaudo di Balocco è uno di quei posti che non puoi credere che esistano. Ci sono passaggi pieni di dossi, curve, ostacoli, guardrail, alberi ed è decisamente uno dei circuiti automobilistici più divertenti che abbia mai visitato. L'impianto presenta un circuito ovale per l'alta velocità, un percorso per il collaudo e una pista off-road. Immaginate che genere di riscontro si ottiene. Queste macchine sono sottoposte a un collaudo che altre aziende si sognano. A mio avviso, il sistema e il concetto chiave sono stati l'installazione delle molle ad aria standard sulla levante. È possibile aumentare o diminuire l'altezza dal suolo. Utilizziamo questo sistema non soltanto su strade percorribili ad alte velocità al fine di migliorare l'aerodinamica. La usiamo anche per le modalità di guida. Le modalità di guida alzano e abbassano il veicolo a seconda di ciò che vogliamo la macchina faccia e di quale terreno si desideri affrontare. Abbiamo una modalità normale studiata appositamente per il comfort di guida. Una modalità ICE, Increased Control and Efficiency, ideale per i fondi scivolosi e i terreni impervi. E per finire, le modalità Sport e Off-Road.
La modalità Sport interviene sul gruppo motopropulsore, le altre sulle sospensioni. La Maserati ha scelto i migliori tipi di sospensioni anteriori e posteriori e ha aggiunto molle ad aria e ammortizzatori regolabili per garantire una qualità di guida costante sia con 5 occupanti a bordo che con uno e per offrire una guida sportiva stabile a chi ama spingere sull'acceleratore. La Levante è la macchina della scuderia Maserati che simboleggia al meglio il marchio di questa casa. È di fatto più bella delle concorrenti di categoria e offre una guida più sportiva rispetto alle altre. Dal suo lancio sul mercato, la Levante rappresenta il 38% delle vendite della Maserati a livello mondiale. Numeri da capogiro per un nuovo modello, ma da soli non bastano a raccontare l'intera storia. A rendere così speciale un motore italiano è il suono. E quello della Maserati è fantastico. Se lo senti, giri la testa e dici: accidenti, è una Maserati. E sono riusciti a farlo con un V6 che spesso non ha un bel rombo. Il suono è evocativo. Tuttavia, sedere al volante può essere addirittura meglio. Una Levante, anche in modalità normale, offre sicuramente un'esperienza di guida più aggressiva e sportiva rispetto alla concorrenza. È divertente guidarla, è una macchina vivace. Ha un suono stupendo e ha l'estetica che ti aspetti di vedere in una Maserati. Una sportiva di lusso relativamente abbordabile. Il modello base della Levante parte da 76.000 euro circa, optional a parte, fino ad arrivare alla più potente che ne costa quasi 110.000. Rispetto ai SUV della BMW e della Mercedes, alla portata dei professionisti di successo e a quelli della Bentley e della Lamborghini, di una categoria superiore, il SUV Maserati si colloca in una fascia di mezzo. È un'auto per chi può permettersi di spendere qualcosa in più per amore dello stile. In fin dei conti è questo la Maserati, no? Su ogni strada, lo stile italiano fa piena mostra di sé. Comunque, la sete di vendite è spesso una lama a doppio taglio. Se la Levante non ha avuto successo sul mercato, questo non dipende dall'auto in sé. Quando la Maserati ha alzato le vendite fino a 50.000 unità all'anno, le sue auto hanno un po' perso in esclusività, anche se 50.000 non è un volume molto elevato. Ma quando si raggiungono tali numeri, la conseguenza è che il marchio si sminuisce. Puntare a un mercato diverso comporta dei pericoli. Tuttavia, i motivi per farlo sono assolutamente evidenti. Non avevano mai realizzato un SUV, ma quando hanno deciso di costruirlo, lo hanno fatto seriamente e si sono voluti assicurare che quel veicolo fosse un SUV Maserati. La Levante Maserati, una macchina costruita per rilanciare una delle case automobilistiche italiane più famose e spingerla verso il futuro con i suoi 424 cavalli. È interessante il fatto che un marchio con la storia della Maserati non abbia incontrato alcuna resistenza quando ha deciso di costruire un SUV. Non ho sentito un solo purista gridare allo scandalo perché la Maserati ha progettato un SUV. Abbiamo accettato tutti l'idea perché volevamo da loro un modello che circolasse per le nostre strade. È un marchio amato da tutti, ma che non si vede spesso. E finalmente, con la Levante, si sono fatti notare da molti clienti che fino ad allora non consideravano l'ipotesi di acquistare una Maserati.